Siamo collegati con Lecce, con la Onlus di Vergo. La Onlus di Vergo si occupa di ragazzi con difficoltà fisiche e anche difficoltà di collocamento, difficoltà di rapporti. Questi ragazzi, guidati dal professor Vito Michele Paradiso e dalla presidente Maria Teresa Pati, producono su terreni che una volta erano incolti microalimenti. Professore, ci spieghi bene cosa lei insegna all'Università del Salento, il suo impegno di volontario con Divergo Onlus e cosa sono i microalimenti? Io insegno all'Università del Salento tecnologie alimentari, ma da anni presto servizio come volontario nei progetti della Fondazione Divergo Onlus, che si occupa di inclusione sociale. Ad un certo punto, qualche anno fa, abbiamo pensato di mettere insieme i nostri desideri, i nostri progetti con le idee e anche le competenze di ricerca legate al mio lavoro. Per cui abbiamo cominciato a coltivare microortaggi, che sono piccole piantine, non sono piccole carote o piccoli cavolfiori, ma sono poco più che germogli, e che sono un concentrato di nutrienti, di vitamine, di antiossidanti. E per esempio basilico violetto, cavolo, cima di rapa, che è tipica della nostra regione, rucola, che sono ricchi di vitamina E, di vitamina C, acido ascorbico, di polifenoli, di antociani. Avete fatto quindi un lavoro di marketing e avete identificato questi prodotti. Esatto, abbiamo cominciato a commercializzare anche quindi questi prodotti, non solo un impegno lavorativo, ma anche la possibilità di sostenere questo progetto e di far sì che possa essere un lavoro a tutti gli effetti per chi si occupa di questa produzione. Maria Teresa Patti, tu sei la presidente di questa bellissima realtà e anche tu sei una volontaria perché hai la tua attività professionale come counselor. Ci vuoi elencare i prodotti di punta, quelli su cui voi avete veramente cercato di lavorare per il meglio, per l'eccellenza? Sicuramente il discorso dei microortaggi è uno dei nostri discorsi di punta. Pur essendo poco conosciuti qui da noi, però in questo periodo, in attesa di ripartire, per esempio, stiamo sperimentando nuovi substrati di coltura per vedere di migliorare ancora di più il prodotto. Insieme a questo abbiamo avviato la coltivazione lo scorso anno del topinambur, chiamato anche carciofo di Gerusalemme, e abbiamo realizzato non soltanto la vendita del prodotto fresco, ma anche le conserve, per cui in contatto anche con una ditta di trasformazione abbiamo iniziato quest'altro tipo di produzione. E nel cassetto abbiamo il sogno di realizzare un laboratorio di trasformazione dei frutti dei nostri campi, e in particolare coltivando lo zafferano. Ci siamo dedicati, sempre nel periodo di fermo, alla sperimentazione della marmellata fatta con i petali dello zafferano. Noi vi facciamo in bocca al lupo, facciamo la pubblicità, la marmellata di zafferano fatta dai ragazzi della vostra Onlus. È giusto che ricordiamo ora che il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e da Enel Cuore Onlus, ma è svolto in collaborazione con l'Università, e abbiamo sentito il professor Paradiso, con la cooperativa sociale Filo d'Olio, con l'associazione di volontariato Casa, Espero e l'azienda agricola Pezzuto Zafferano del Salento e anche la CIA Lecce. Insomma, tutti insieme siete riusciti a costruire una realtà di avanguardia. Per cui tenete duro, Maria Teresa. I ristoranti riapriranno. Grazie, Maria Teresa. Grazie.